Buongiorno ragazzi. Allora, mentre il latte si sta scaldando, io voglio provare a utilizzare a fare il matcha, o meglio, voglio fare il matcha latte. Questo è quello che ho io a casa in questo momento. Ho anche l'aggeggino qui, credo in bambù, e sto seguendo le istruzioni che c'erano all'interno di questa confezione. Quindi prima si versa qualche cucchiaino di matcha nella tazza, si va a viene da dire stemperare, no, si vanno a togliere i grumi con questo aggeggino, si versa poco latte caldo, si va ancora a miscelare cercando di creare della schiumetta e poi si continua a versare l'altro latte. Ora vediamo come viene fuori. Già versato metà sulla tovaglia, molto bene, è molto fine e colora tantissimo. Ecco, più precisamente questo serve a rompere eventuali grumi che si sono creati nella polvere di matcha. Adesso aggiungiamo un po' di latte. Se lo volete fare a mo' di tè, aggiungete l'acqua. Io aggiungo latte caldo che ho già scaldato e si continua a mescolare fino a che non si ottiene una schiumetta. Qui dice di formare una M, quindi così, o una W, così. Proviamo. Comunque la schiumetta c'è già, vedete? E a questo punto credo che possiamo andare ad aggiungere l'altro latte. Dai, secondo me come primo matcha non c'è male. Adesso lo assaggiamo, vediamo se è buono. Buona colazione. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Sabato mattina, quindi nuovo vlog. Penny comincia già di prima mattina a far casino. Penny, vieni qui. Tra 3 secondi parte, abbaia, io già me lo sento comunque. È sabato mattina, sto vloggando e non lo so, mi piace cambiare location del discorso mattutino in tutti i vlog, quindi sono tornata in camera. Intanto mi sto anche riprendendo da un risveglio a dir poco traumatico perché la Penny purtroppo ha preso una brutta abitudine. Quando siamo a casa entrambi la mattina, a un certo orario, ossia dalle 6:30 in poi, inizia a rompere le scatole, ma non che si mette a abbaiare, frignare. All'inizio abbaia, fa qualche secondo ad abbaiare e poi, visto che noi non ce la filiamo di striscio, cosa fa? Viene in camera e parte o con me o con lui e inizia proprio con le zampate in faccia, ti salta addosso, ti lecca. E stamattina ce la siamo ritrovati proprio in mezzo qui, in mezzo tra noi due. Ha fatto un assalto pazzesco a Gigi, l'ha lavato tutto e vabbè, alla fine ci siamo alzati dalla disperazione perché non c'era verso. So che è il suo modo di dimostrarci affetto, però tante volte, mamma mia, però vabbè, tanto tenera, se ci penso è tenera. E cosa facciamo stamattina? Allora, Gigi è uscito per andare a fare un giretto in bici perché adesso ve lo spiego e ripeterò le stesse identiche cose che ho detto sabato scorso, ossia finalmente è uscito il sole perché ha fatto tutta la settimana piovere, non se ne poteva più, veramente c'era da diventare matti e sembra arrivata la primavera perché effettivamente anche questa settimana ha fatto veramente schifo, forse anche peggio di quella passata perché non ci ha dato tregua neanche un giorno. Faceva magari la mattina decente, poi temporale il pomeriggio, tutta la notte a piovere, veramente non ci ha dato tregua. Ha smesso tipo ieri pomeriggio, quindi io ieri sera mi sono messa a rassettare tutto perché Gigi è arrivato a casa abbastanza tardi e quindi ne ho approfittato per pulire dappertutto perché so, lo so, mi potete capire, chi ha un cane quando piove. Il delirio, il macello in casa, veramente una cosa impressionante. Quindi ho ribaltato tutta la casa, ho pulito tutto e ok, adesso ci siamo, adesso ci siamo. E quindi lui è andato in bici perché ha visto il sole e ha detto no, devo uscire perché è una settimana d'acqua, devo andare, devo scaricare la tensione della settimana lavorativa. E ha fatto benissimo. Io invece ho qualche commissioncina da fare perché devo andare in posta, devo fare altri giretti, devo appunto spedire alcune partecipazioni. Quindi andare in posta e so già che
che mi pentirò di questa cosa, della mia decisione di andare in posta il sabato mattina, però lo devo fare. Poi alcune commissioncine, sempre le solite commissioncine un po' noiose. Poi vorrei dedicarmi ai tappeti, vorrei lavare i tappeti, tutti i tappeti di casa, quindi la passatoia della cucina, il tappeto che c'è in cucina, il tappeto che c'è in sala, se riesco anche a lavare le lenzuola, mi sa di no, perché alla fine tutte queste cose non riuscirò mai a farle, però vorrei fare queste cosine perché vedendo il sole mi viene voglia di farlo, mentre durante la settimana ho sempre rimandato perché no, non voglio più avere lo stendino in casa, veramente mi viene l'angoscia, quindi ho rimandato al weekend sapendo che qualche raggio di sole sarebbe uscito, quindi voglio fare queste commissioncine e poi mi sta sfuggendo qualcosa sicuramente, di sicuro. E magari faccio un po' di allenamento se riesco. Ho trovato un altro canale YouTube, sempre consigliato da voi, che è pazzesco, perché a differenza del canale che vi ho mostrato un paio di settimane fa, non quello di settimana scorsa della ragazza americana, 2 settimane fa vi ho mostrato un canale italiano in cui ci sono tantissimi workout specifici, più o meno lunghi, ok, bene, vanno bene, però non sono fatti da una persona reale, ma da un omino creato al computer. E invece ho trovato questo canale di un ragazzo e una ragazza che mostrano gli esercizi, sono pressoché simili, però secondo me mostrati da una persona reale sono meglio, è tutta un'altra cosa, perché riesce a capire meglio qual è il movimento corretto da fare, perché non c'è cosa più sbagliata di fare degli esercizi male, quindi con una postura scorretta, perché ci si può far veramente male, quindi mi trovo molto meglio con questo canale che poi vi faccio vedere. E niente, poi vi aggiorno anche sulla situazione giardino, perché nei momenti di stop dalla pioggia siamo riusciti a piantare qualcos'altro, quindi dopo vi faccio vedere. Non siamo ancora arrivati a una situazione definitiva, diciamo che mancano alcune cosine, quindi non so effettivamente se farvelo vedere già oggi o quando è tutto completato. Non lo so, adesso vediamo. Comunque torno di sotto e inizio a fare qualche lavatrice, mi tocca, e poi esco, anzi sì, poi esco e poi magari torno e faccio il workout perché mi conviene, altrimenti non so voi, ma io non riesco a fare nessun tipo di attività fisica dopo aver fatto colazione, mi viene proprio la nausea, mal di stomaco, sto malissimo. Invece ci sono persone che riescono tranquillamente a fare attività dopo aver mangiato. Io non sono tra queste, quindi devo aspettare almeno un paio d'ore, perché sennò veramente rischio di star male, di rovinarmi tutto il sabato, quindi no. Ma me lo spieghi cosa c'è di così interessante stamattina fuori dalla finestra? Me lo spieghi, Penny? Oh, buongiorno! Questa è la sua postazione. Bene. Penny, dai, fai un salutino, buongiorno. No, niente, non ci concede il suo musetto. Penny, va bene, buongiorno anche a te. Il canale per gli esercizi che ho scoperto grazie a voi è questo EMP Trainer, però il nome corretto, il nome esatto è Fix Fit, Fitness Lifestyle, e in particolare io mi sto concentrando anche sulle braccia facendo questo allenamento intenso con i pesi, perché le ho sempre trascurate le braccia, non ho mai fatto caso alle braccia, però quest'anno ho detto no, dai, voglio iniziare anch'io a fare qualche esercizio con i pesi, e qui ce n'è di veramente molto carini e davvero efficaci. Si parte come sempre con un allenamento, la cosa bella poi è che qua vi tiene aggiornata un po' sulle calorie bruciate, io spero che siano anche realistiche, quindi prima riscaldamento, poi un po' ancora di riscaldamento e poi esercizi con i pesi. Questi sono quelli che a me piacciono di più, sento proprio il muscolo che brucia, così come anche, dove sono? Questi sono pazzeschi, fanno bruciare tantissimo il muscolo, quindi vuol dire che sta lavorando. Questi invece per me sono i più faticosi, dopo un po' inizio a sentire veramente la fatica e quindi rallento, perché sono tosti come esercizi.
anche questi mi piacciono molto. E insomma, poi continua con altri esercizi. Però vi consiglio questo canale perché è fatto bene, i video sono fatti bene, quindi ve lo consiglio. Primo tappeto finito in lavatrice. Mi fa strano vedere il divano senza il tappeto. So che molti in primavera e estate tolgono i tappeti da casa, ad esempio mia mamma è una di quelle persone che elimina tutti i tappeti e li tira fuori in autunno. Voi cosa fate? Togliete i tappeti perché fa caldo, perché non lo so, li togliete, li lasciate anche in estate? Io l'anno scorso, cioè quest'estate, non ho tolto nulla. So che sentite la lavatrice di sottofondo, ma oggi va così, quindi mi dovete capire. Prima di uscire volevo provare questi due prodotti che ho ricevuto l'altro giorno e sono di un brand nuovo che io non conoscevo, un brand francese, penso che la pronuncia corretta sia Darphin. Mi hanno inviato questi due prodotti per la skincare più un terzo, un bonus, che però non ha niente a che fare con il make-up, con la skincare. Dopo ve lo faccio vedere. E i prodotti in questione sono questo che mi ricorda un po' il mio gel detergente di Clarin, la confezione è molto simile, e questo è un gel detergente micellare illuminante. Non so se riuscirete a leggere, comunque c'è scritto che è senza parabeni, senza comedoni e il 95% degli ingredienti è di origine naturale. Mi incuriosisce molto, così come anche questa ancora di più, perché è una maschera purificante illuminante istantanea. La particolarità è che è divisa in due fasi: la prima fase, che è quella purificante grazie all'argilla bianca, la seconda fase, quella illuminante. Adesso vi faccio vedere come si presenta e poi vi dico bene le caratteristiche di questa maschera, che promette molto bene. L'ho già vista utilizzare su Instagram, utilizzata da qualche ragazza che seguo, e promette molto bene. Eccola qui, vedete, proprio divisa in due parti, la parte bianca che è la fase 1, quella più aranciata è la fase 2, e adesso vi leggo bene come agisce questa maschera. Allora, la fase 1, che va lasciata in posa per 5 minuti poi va risciacquata, è una maschera purificante ad effetto immediato che contribuisce ad affinare la texture della pelle liberando i pori grazie all'azione dell'argilla bianca. La fase 2 invece va lasciata in posa, anche questa sempre 5 minuti e poi va massaggiato l'eccesso, quindi non va risciacquata. È una maschera molto leggera, illuminante, idratante, che appunto illumina la pelle grazie all'acido ialuronico e agli oli essenziali di agrumi, fiori, zenzero e legno di cedro. Subito la pelle appare più sana, fresca, rimpolpata e luminosa. Promette molto molto bene questa maschera, quindi adesso andiamo a provare tutti questi prodotti, perché sono veramente molto curiosa. Quando l'ho vista ho detto no, vabbè, ok, non ho mai provato una maschera così, quindi devo rimediare. E l'ultimo prodottino che c'era nel pacco è questo. Voi direte: ma che caspita è, Jenny? Qualcuno di voi magari l'avrà già capito, adesso ve lo faccio vedere. Non è altro che una luce da posizionare sul cellulare per fare bene le foto, per farsi meglio i selfie. Questo è il cavetto per ricaricarlo tramite USB, c'è scritto appunto "splendi, sorridi, scatta", e qua c'è il pulsantino e questa luce ha 3 intensità, quindi 1, 2 e 3. È una figata secondo me. E poi come si attacca al telefono? Ci ho messo un po' a capirlo perché sono un po' vabbè. Semplicemente si attacca in questo modo al telefono, cioè si pinza al telefono e poi si accende per fare le foto. È veramente una cosa geniale. Mi stavo dimenticando una cosa importante, ossia di dirvi dove è possibile trovare questi prodotti di questo brand. Sicuramente in alcune farmacie, io ho guardato, ho dato un'occhiata al loro sito per vedere se qualche farmacia nella mia zona li vende, però purtroppo non ancora, almeno in questa zona, nella provincia di Varese. Però potete provare a dare un'occhiata, altrimenti c'è un sito, ve lo metto qui da qualche parte, ve lo scrivo da qualche parte, che li vende e da cui potete acquistare, e per questo sito ho anche uno sconto del 10% da condividere con voi, ve lo scrivo anche questo qui da qualche parte, ed è valido acquistando almeno 2 prodotti di questo brand. E ovviamente se avete intenzione di acquistare qualcosa fatemi sapere, perché sono curiosa di sapere poi come vi trovate, però anche di sapere cosa avete intenzione di acquistare, così da avere magari qualche spunto anche per me. Perdonate la luce, ma c'è un gran bel
il sole fuori, quindi bene. Primo step, il gel detergente. Questo si può usare sia con dispositivi come il Clarisonic o qualsiasi altro dispositivo per la pulizia del viso. Io però voglio provare a utilizzarlo senza nulla, quindi lo stenderò semplicemente con le mani. Perdonate il bagno, anche qui sto lavando tutto, quindi ho tolto tutto, è un po' spoglio. Comunque, ho appena assaggiato il gel detergente e prima ho bagnato il viso, poi ne ho stesa una piccola quantità sulle mani, l'ho scaldato con le mani e poi l'ho massaggiato sul viso. Fa una leggera schiumina bianca, ma poi tende a scomparire. Non brucia, non pizzica, non tira la pelle, niente, quindi per ora bene. Adesso vado a risciacquare tutto. Non immaginate neanche quanto è morbida la mia pelle, è una cosa incredibile, non pensavo, la vedo proprio pulita. E adesso passo alla maschera. La cosa che mi ispira tantissimo è che in 10 minuti è fatta, perché appunto 5 minuti da una parte, 5 minuti dall'altra. Spero solo che la parte all'argilla non sia troppo per me, non sia troppo purificante, quindi spero che non vada a seccarmi troppo la pelle, però vi dirò tra pochissimo. I 5 minuti sono appena passati, quindi adesso vado a risciacquare. Come consistenza è molto simile ad una crema idratante, ma più che una crema idratante, avete presente la consistenza della crema solare, quella con protezione SPF 50, che è proprio bianca e devi stare lì a spalmarla bene? Ecco, una consistenza molto simile, non brucia, non la sento tirare, non sembra che si sia seccata più di tanto, si è asciugata leggermente, però in 5 minuti non è che tenda a diventare proprio asciutta completamente. Non pizzica, anche qui non sento la pelle bruciare, quindi non dà nessun fastidio, però vado a risciacquare. La fase 2 invece ha una consistenza completamente diversa, perché sembra, non si vede nemmeno, ricorda molto il gel detergente che ho usato prima. E questa non va risciacquata, ma va lasciata in posa per 5 minuti e poi va massaggiata sul viso per farla assorbire. Io non ne ho messa tantissima con la paura che non riuscisse a farla assorbire tutta. In realtà in questi 5 minuti la pelle proprio la assorbe, come se la mangiasse, quindi potete applicarne anche uno strato un pochettino più generoso e io la porto anche un po' verso il collo e credo di non dover nemmeno applicare una crema idratante a questo punto, perché ho la pelle che è stramorbida e questa mi sembra proprio sostituire la crema, quindi non credo che andrò a applicare nient'altro. Comunque vi posso dire come prima impressione che wow, perché mi sento la pelle proprio pulita, morbida, mi sembra di vedere anche i pori leggermente minimizzati, la pelle più luminosa, più tonica, più compatta, ecco. E quindi non mi dispiace, ovvio che la devo provare per altre volte, però così prima prova non mi dispiace affatto, anzi. Ragazzi, sto andando in posta e ho bisogno di un in bocca al lupo gigantesco. Io il mio sacchettino con le partecipazioni da spedire, ho bisogno di un grande in bocca al lupo perché spero di non passarci una vita e spero di non litigare con nessuno, visto che ogni tanto capita, però va bene. Io ogni tanto mi dimentico e parlo con voi come se fossi in diretta, quindi vi chiedo un in bocca al lupo, ma voi vedrete questo video tra quasi una settimana, non fa niente. Ragazzi, posta, ecco, devo lasciare la scarpa, va bene. In posta comunque ho finito, solo mezz'oretta, mi reputo molto fortunata. E adesso devo andare a svaligiare lo stand di Essence. No, scherzo, comunque devo andare a cercare le ciglia finte a ciuffetti sia per me che per altre persone, quindi vado. Sono da OVS praticamente, tra l'altro sono contentissima perché in posta ho trovato una signora non gentile di più, squisita. Mi ha aiutato tantissimo nel scegliere il modo di spedire le partecipazioni per essere sicura di farle arrivare, e vuole confetti. Giustamente. Ragazzi, scusate la luce, è un po' buio, ma sono in un parcheggio coperto, però volevo farvi vedere subito il mio bottino, quello che ho acquistato da OVS prima che me ne dimentico, perché sono tutta di corsa stamattina. Allora, ho preso questa maschera per le mani, sono dei guanti per le mani, e ho voluto provare anche quella per i piedi, quindi sono come dei calzini da lasciare in posa 20-30 minuti. E poi ho svaligiato lo stand delle ciglia finte, o meglio ho preso tutte quelle che c'erano disponibili. Queste sono a ciuffetti, anche queste e anche queste,
E poi ho preso queste qui che sono da applicare nella parte finale dell'occhio e idem queste. Eccole qua, questo è il mio bottino. E adesso ultima tappa del mio giro mattutino, il supermercato. E anche qui mi sparerò perché c'è un macello. Iniziano ad arrivare i turisti tedeschi, francesi, svizzeri, olandesi, c'è un po' di tutto. E quindi, essendo che sabato è giorno di arrivi, è veramente c'è da spararsi, ragazzi, andare in giro in macchina. Allora, voglio preparare una bella torta salata con un po' di verdura all'interno, visto che ne ho diverse in frigorifero da finire. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata tagliare a dadini, zucchine e melanzane. Adesso vedo se aggiungere anche le carote, ma mi sa che le carote, ecco, non le ho. È l'unica cosa che ho finito bene. Vado a tagliare anche l'ultima melanzana e poi andrò a farle rosolare con un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe. Per una decina di minuti, 10-15 minuti, giusto per ammorbidirle un pochettino, e poi no, basta, non vi dico più niente. Dopo vedrete dopo perché non so neanche io cosa farò. Vado un po' a improvvisare anch'io stavolta. Giusto due verdurine, non pensavo di farne così tante. Avrei dovuto usare la padella più grande, però tanto quando perderanno il liquido andranno a diminuire di quantità, quindi dovrebbe andare bene. Ho preparato anche una cremina a cui aggiungerò le verdure cotte che non sono bellissime, però vi assicuro che sono buone. Zucchine e melanzane sono veramente buone. Appunto, adesso vado ad aggiungere la verdura. Cosa ho messo qua dentro? Uova, yogurt greco, sale, pepe e un goccino di latte per rendere tutto più fluido. Tutto a occhio, a parte le uova che ho messo due uova, quindi aggiungo le verdure. Ed eccoci qui, pasta sfoglia, io l'ho messa in questo stampo da crostata perché non la voglio troppo alta. Ho utilizzato la pasta sfoglia, ma si può usare anche la pasta brisée, ovviamente. Verso tutto il composto sulla sfoglia in forno a 170-180 gradi fino a cottura, e di solito quando il composto è così liquido ci mette sempre un po', quindi almeno una quarantina di minuti, però vi aggiorno dopo sulla cottura. Guardate che meraviglia, l'ho sfornata, è rimasta in forno a 50 minuti, e anche perché avevo fatto la cremina abbastanza liquida e sembra quasi panna, invece yogurt greco, quindi più leggero anche. Ha una bella faccia, il profumino è buono, sono soddisfatta. Come diciamo noi, siamo venuti a portare la Penny a scuola. Sei contenta, Penny? Perché ha piovuto, ogni volta che dovevamo portarla pioveva, povera, e quindi ha saltato qualche lezioncina. Adesso si riprende, teoricamente oggi c'è quella di gruppo, no amore? No, di coppia, non di gruppo ancora. Però comunque siamo in dirittura di arrivo perché abbiamo iniziato l'anno scorso. E poi vediamo comunque se continuare e cosa, con cosa continuare più che altro. Però lei è felicissima quando viene qua, piange tutta, è proprio felice e diventa quasi un altro cane, diventa super ubbidiente, bravissima. No. Allora, lui, se mi capita qualcosa te lo dico. Non è facile. Ce n'era un altro che lo vendeva. Aspetta. Incredibile perché da quando veniamo qui è diventata ancora più attaccata a noi, soprattutto a Gigi, è diventata proprio la sua ombra, incredibile. Bravissima, che giornata ragazzi, un cielo splendido, mi sta anche benissimo, io mi diverto un mondo a guardarli, non vengo sempre, è un po' che non venivo, però mi diverto un mondo a guardarli, a vedere come si comporta anche con gli altri cani, è buffa, lei è buffa. Oh, bravissima. Vediamo se torna. Sì, dai pennina, dai pennina. Amore. Siamo arrivati in un posto bellissimo, che non è un negozio di scarpe, non è un negozio di abbigliamento, non è una profumeria. Guardate che belli questi fiori. Eccoci! Io amo questo posto, mi piace tantissimo. Estate, inverno, sempre, soprattutto a Natale. Ma quanto sei brava! Che belli! Bellissimi, andiamo. E che c'è l'acqua per la penna, andiamo. Che
che meraviglia. Questi sì che sono tulipani belli comunque, non quelli che trovi al supermercato, che fioriscono per mezza giornata e poi basta. Qui ci sono un sacco di fiorellini. Ah, qui ci sono le erbe aromatiche. Aspetta, vieni di qua che guardiamo gli altri fiori. Questi sono dei papaveri. Ma che meraviglia, c'è un profumo che non potete capire. Guarda che carini. Abanero, arancione. Non vorrei mica il peperoncino, eh. Mi metto giù la penne. Alla penne, sì. Vedi che poi non mangio. Sì, perché l'abbiamo trovata nell'orto, ebbene sì. Questa cos'è? Naso del diavolo. L'abbiamo trovata nell'orto, che annusava, tranquilla, tranquilla. Me la volevo mangiare, vi dico la verità. C'è anche il fragolino. Pensi che... Fragolino, non l'ho mai visto. Ma neanche in vendita al supermercato l'ho mai trovato. Ah no, secondo me sì. Pomodoro sardo. Chiamano pomodoro luana. Guarda, pomodoro sardo. Rimane un po' verde. Chiamano pomodoro luana. Dov'è che c'è scritto pomodoro luana? Probabilmente sì, è un innesto. Andiamo verso il fondo? Sì. È tutto meraviglioso. Il paradiso dei cactus, delle piante grasse. Questa stampa qui va tantissimo quest'anno, mi piace molto. Volevo vedere come si chiama questa pianta perché mi è sempre piaciuta, ma non so. Non lo so. Ci sono tanti fiori, tante cose belle, ma noi siamo qui per i pesciolini, perché vogliamo prendere un altro pesciolino da mettere nel laghetto che ha fatto l'anno scorso Gigi a casa dei miei genitori. In particolare stiamo cercando una carpa koi. Sono queste le carpe koi? Quelle maculate, no? Ci siamo? No, ma subito subito io non lascerei andare. Perché? Perché non vorrei che veramente becca troppa acqua fredda. Ma ha detto che è un pesce molto resistente. Che fa? Dove sei, carpetta? Ce l'ha dentro l'acqua? Sì, 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 gli sta entrando. Sta entrando piano piano l'acqua per non scioccarla. Allora, eccola lì, vuole uscire. Vuole uscire. Carpetta. Guarda, stai facendo soffocare. Ma non è vero. Lei deve piano piano ambientarsi al nuovo clima. Allora, dai, è andata. Eccola. Carpetta. Eccola lì. Cresce? Eh sì che cresce, un po' sì. Cresce abituandosi. Gli altri. Guarda lì. La pompa, che così vediamo. Così le vediamo. Fa amicizia. Buonasera ragazzi, siamo di nuovo a casa. Siamo stati fuori praticamente tutto il giorno e sono quasi le 8. E sono le 8 meno 10, se non erro. Sto aspettando le pizze perché Gigi è andato a prendere le pizze. E io ovviamente mi sono rimessa proprio in tenuta da casalinga, anche se dopo ci dobbiamo ripreparare di nuovo perché ci vediamo con degli amici. E però non facciamo tardissimo perché domani abbiamo anche un compleanno con degli altri amici, abbiamo quindi un aperitivo barra pranzo e quindi volevamo portare la Penny a fare un bel giro per poi lasciarla dai miei e andare appunto da questi nostri amici. Ho fame, ho voglia di pizza, come sempre, come non dico come tutti i sabati sera perché alla fine io la pizza, vi dico la verità, la mangerei anche tutte le sere, ma è una cosa che mi è venuta fuori nell'ultimo periodo, sarà un anno, due anni a questa parte, perché prima sinceramente non impazzivo per la pizza, sì buona ok, però una volta ogni tanto preferivo ad esempio il sushi. Invece no, adesso davanti alla pizza no, cioè divento matta, la mangerei davvero magari non tutte le sere, ma più volte a settimana sicuramente. Siamo contentissimi della carpa, e si è ambientata, sembra essersi ambientata subito, c'erano tutti gli altri pesci che le ronzavano intorno, e insomma speriamo che si trovi bene nel laghetto. E niente, vado a preparare la tavola perché secondo me tra un quarto d'ora Gigi sarà qui, quindi mangiamo abbastanza presto stasera, però abbiamo veramente fame, poi con la scusa che ci dobbiamo preparare per uscire dopo non vogliamo fare mangiare troppo tardi perché sennò ci viene anche l'abbiocco, il classico abbiocco, per cui ti metteresti sul divano a guardare Maria De Filippi? No, anche no, Maria De Filippi no.
settimana scorsa siamo stati a casa, mi sembra, sabato sera, sì, perché avevo mal di pancia, mal di schiena, mal di tutto. E abbiamo guardato Ballando con le Stelle alla fine. Sì, bene, sì, Ballando con le Stelle non lo guardavo da anni, ma veramente anni. Carino, però vi dico la verità che darei qualche sberla alla maggior parte dei giudici, giurati, come si chiamano, perché secondo me lì, adesso io non so se voi seguite questo programma, però l'unica competente è Caroline Smith, mi sembra che si chiama, e lei è un'istruttrice di danza, quindi è veramente l'unica competente, ma cioè... La Lucarelli cosa ci fa lì? Che critica tutti, frecciatina a chiunque, proprio maleducata, è una cafona. Veramente, non la sopporto. Così come anche l'altro, quello con i capelli bianchi, un po' lunghetti, non so neanche come si chiama, un altro che mi sta antipatico. Io, quando esprimo nei giudizi, vorrei vedere loro ballare, perché è facile dire, ah, sei un pezzo di legno, ah, sei scoordinato, ah, non hai il ritmo, eccetera. Però un conto è andare in discoteca a ballare, fare due passettini, ok, un conto è fare quei balli lì, quindi imparare il ballo seguendo una coreografia, non è una cosa facile, quindi io quando magari danno voti tipo 0, 1, 2, vorrei vedere proprio loro ballare al posto di quei poveri sciagurati che ci sono lì e mi farei sicuramente, ne sono sicura, al mille per mille mi farei delle belle risate. Però beh, insomma, questa è la televisione, questo è il programma fatto anche apposta, quindi va bene, però stasera no, stasera niente Ballando con le Stelle. Sono arrivate le pizze. Il mio fattorino della pizza. Ci mostri? C'è da dire che noi prendiamo sempre le stelle, perlomeno io. La mia, indovinate, zo, le mele, ormai mi sono fissata in quella, e poi la piccola, la piccolina, la bimba, caprino speck. Aspetta un attimo, mi gira un po' la testa. Prova. No, non lo fa più, buca l'altro. Amore, non con i denti. Prova. Tra parentesi, l'orologio è fermo, non funziona. Pronto, prova. Ma perché non va più? Pronta, prova. ciao. Penny, c'hai pulone. Che cattivo. Pensa che è bello farlo alla Penny. Te lo so un po'. Ti giro la testa. Vabbè, sembriamo ubriachi.